Buonasera a tutti, sono Marco, benvenute e benvenuti, capo numero uno di via Mercadante. Oggi sono qua, ospite della società Mercadante, per vedere questa bellissima gara di sport con gli amici 2010, Granata del Mercadante, Mister Usai e il Blu del Chisola. Spettacolo, penso di non aver mai visto il Chisola. Attenzione, ultimamente, quindi è sempre un piacere trovare gli amici del Chisola, vedere una grande società. Quindi prima cosa saluto e ringrazio la società Mercadante, quindi Beppe Russo, Simone Loria, Michele Onorato per avermi ospitato per questa bellissima gara, e saluto anche gli amici del Chisola, eccolo qua, il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale, saluto il mister, i dirigenti, tutti, bello il tiro! E saluto anche i tifosi, eccoli qua, del Mercadante, del Chisola, eccoli qua, sono presissimi, sono veramente già sul pezzo i nostri amici tifosi del grande calcio 2010. 25 marzo 2023, sono in via Mercadante appunto 133, un bel sabato pomeriggio, sono le 16.57 per me, calcio d'angolo. Tre tempi da 20 come i grandi, quindi prepariamoci, mettiamoci comodi, non fumiamo. Attenzione, calcio d'angolo, stava entrando il numero 15. E quindi divertiamoci insieme, come sempre, non fumiamo. Ecco ancora il Mercadante Granata, provo ad andare sulla destra, ecco il 15, vediamo un pochettino come si svolge questa gara. Una gara sicuramente interessante questa di Mister Usai, salutiamo anche la panchina e Mister Usai con i dirigenti, tutti quanti, eccoli qua. Il portiere coi piedi, non abbiamo visto con la coda dell'occhio, ma c'era. La palla sulla sinistra, libera il Chisola. Tre tempi da 20, quindi ecco il direttore di gara, salutiamo anche il direttore di gara, in perfetta forma anche lui, perché non fuma, perché mangia e beve cose che fanno bene, non so. Quando guarderà sicuramente questo video, un fuoco di frutta, uno yogurt, quindi è un consiglio che do sempre a tutti, non fumate, mangiate cose che fanno bene, anche durante le gare che offre YouTube. Terzo minuto, poco da segnalare, un leggero predominio del Mercadante in questi primi minuti, ma le squadre stanno studiando, ecco che Mister Usai sta già dando le prime direttive, under 13 o 2010, andiamo a ricordare l'anno 2010, l'anno di nascita di questi fantastici ragazzi, i blu del Chisola e i bianchi, i granata del Mercadante, ancora avanti. Ancora avanti l'alto giocatore numero 10, il numero 15 del Mercadante, la palla stoppata bene dal numero 6. Campionato per quanto riguarda la categoria 2010, quindi è trampolino di lancio, prossimo anno settore giovanile per questi due gruppi, e quindi è giusto cominciare già a preparare il tutto per i grandi incontri. Ancora la palla sulla sinistra. Si prepara il numero 6 al tiro. Tiro bello, bravo Jacopo, bravo. Fuori gioco, ma bella l'azione del numero 6 che tira di destro, e bravo il portiere Jacopo. Quinto minuto, quindi abbiamo visto una bella parata, poi sulla ribattuta probabilmente l'attaccante del Chisola era in fuori gioco. Ancora il Chisola in avanti, spinge Mister Usai e la squadra a salire. Ecco, libera il numero 15. Tre tempi da 20 e forse il terzo tempo sarà diviso in due. Vediamo un po' come deciderà una delle due squadre. Ancora l'apertura sulla destra, 17, entra in area di rigore, parte un cross. Gol! Quinto minuto, quindi 1-0 per il Chisola, una bella incursione dalla destra e poi una pennellata del giocatore del Chisola. Adesso prova a ripartire ancora il Mercadante. Chitale, hijo, chitale! Non te dejes! Andale! Vamos a quitarle! Ecco il caloroso pubblico del Mercadante. Anche del Chisola, è chiaro, che spinge. Ancora la palla sulla sinistra, ecco il tiro e la palla esce. Bello il tiro del numero 4 del Chisola.
Ancora il Mercadante sulla fascia destra, apre a sinistra, ancora dai vai capitano, apre sul numero 6 del Mercadante, si allarga sulla destra, numero 15, supera il centrocampo, vediamo un po' come combina e la palla esce, settimo minuto. Gara di sport, ricordo sempre ai amici che guardano queste gare di sport, non è una battaglia. Esce il numero 15 ed entra il numero 10. Ancora il fresco numero 10 del Mercadante, prova a lanciare sulla destra, attenzione. Ferma ancora la difesa del Chisola e parte ancora il Chisola, supera il centrocampo, attenzione. Chiudere. Ed è alla fine, chiude. Salutiamo il pubblico, eccolo qua. Pubblico del Mercadante, pubblico del Chisola, eccolo qua. Chisola. Distinguiamo le cose. Salutiamo il grande pubblico che qua veramente riempie le tribune del Mercadante. Sempre 1-0 per il Chisola, qualche istante fa il gol. Siamo adesso all'ottavo minuto. Ancora la palla in difesa, 1-0 il parziale di questi primo dei tre tempi. Ancora il numero 6 del Chisola, pattura sul numero 4, attenzione, palla entrata in area di rigore, si avvicina al 17, tiro del 6, un piattone, recupera la palla il Mercadante che butta la palla in laterale battuto, la palla ancora sulla sinistra, temperatura gradevole, saremo sui 14 gradi, veramente si sta benissimo oggi col maglioncino, un leggero vento da ovest ma anche quello non dà fastidio. Ancora calcio d'angolo dalla sinistra, 1-0 il parziale, un gol bello nato sulla destra, parte il calcio d'angolo nella di rigore, la palla al numero 10 che prova a partire, è deviato la palla dalla Chisola. Dai Ema! Subito Ema! Ancora il numero 6, apre sulla zona centrale, va a chiudere il 13, bravo! E la palla recuperata dal Mercadante. Con tranquillità riparte il Mercadante, faccia sinistra, va a chiudere il dottore del Chisola, ancora il 13, prova a aprire così. Apri! Parte il cross del Chisola, libera la difesa. Entra nella Chisola, attenzione, tiro, urco boia, che bel gol nell'ultimo angolo disponibile, 2-0, siamo adesso al minuto 11, bel gol dell'amico del Chisola, parte il cross e recupera Jacopo che ha provato a parare il tiro ma non ci è riuscito. Ancora la partenza dal basso del Mercadante di Mister Usai, ecco il sole che sta uscendo, ancora il Chisola che prova andare centralmente, bravo, il giocatore del Mercadante, il numero 11, apre per il 9, leggermente rallentato, due che vanno a chiudere e recupera ancora il Chisola, l'arbitro fa continuare all'inglese il direttore di gara quest'oggi, recupera ancora il Chisola, attenzione, parte il tiro, ha fermato, ancora recupera il giocatore del Mercadante che spazza via alla viva il parroco e salutiamo come sempre tutti i sabati e la domenica ma tutti i giorni anche tutti i parroci d'Italia che sono affezionati al grande calcio e quindi guardano spesso queste partite. Occhio Ema! Ancora la palla sulla sinistra, provata dal numero 8. Fatti vedere bene. Lancio lungo, recupera il portiere del Mercadante, 2-0 il parziale questo primo tempo. Dai! Ancora
quello del Mercadante, apre sulla destra ma recupera il Chisola. Occhio! Tutto buono. Prima Ema, prima! Lancio sulla destra ma non c'è nessuno. Un po' isolato il numero 9 del Mercadante, ancora il Chisola in avanti, supera il centrocampo. Apertura sulla destra. Eccolo, apertura sulla destra. Ancora il bravo numero 8 che se ne va, ma è bravo il difensore a chiudere. Apertura centrale, ancora il capitano del Mercadante recupera ma perde la palla, la recupera ancora, la serve indietro. 25 marzo 2023, oggi sono qua al Mercadante di via Mercadante, appunto, per questa bellissima gara di sport, bellissimo impianto con campi a 11, a 8, a 5, campo in erba sintetica, in erba naturale. Apertura ancora sulla sinistra, il Chisola si lancia. Attenzione! Ancora il bravo giocatore del Chisola per sulla destra. Apertura sulla sinistra, ecco ancora un'occhiata in giro. 2010, 13 anni. Attenzione! Recupera la palla ancora del Chisola. Parte un tiro cross. Sedicesimo, si riprende, ancora la palla sulla sinistra, prova a lanciarsi il Mercadante ma ben chiuso. Salutiamo anche il capitano del Chisola, che mi pare che sia il difensore centrale, sì, l'abbiamo visto prima, eccolo qua. Salutiamo ancora il capitano del Chisola e tutti i ragazzi del Chisola, la società Chisola e i tifosi che stanno seguendo questa gara anche dal web. E salutiamo il pubblico neutro e quelli che non amano né Chisola né Mercadante. Eccolo qua il capitano, prova a lanciarsi sulla destra. Ecco 17, parte un tiro e la palla esce. Ancora il Mercadante dalla fascia destra, apertura sul numero 10. Recupera poi ancora il Chisola con la fascia destra, è quella che preferiscono. Ecco la palla ancora numero 4 che serve il centrale, deve essere il play di questa squadra, gli danno tutti i palloni a lui. Ancora il 4, si libera bene, prova un tiro e la palla esce, bravo, bel tiro del numero 4. Parte dal basso di nuovo il Mercadante, lancio sulla destra, bella entrata del numero 16 che entra nella parte, un cross, 9, tiro, no! Che bella azione del Mercadante al minuto 17, la palla termina da fuori di poco. Bella azione. Recuperata la palla dalla Chisola. Ancora il Chisola sulla sinistra, prova. L'arbitro fa continuare, ci poteva stare il fallo sul ragazzo del Chisola, l'apertura sulla destra. Ancora il Chisola dalla sinistra. L'arbitro fischia. Ecco il Chisola che vince 2-0, prova a organizzare ancora una sortita in avanti, ancora il numero 4 apre sulla sinistra, un bel giro palla del Chisola, ecco ancora il numero 9 che torna, la palla al 15, prova, bella passaggio, bello, bello, fuori gioco, bella azione della Chisola, fuori gioco, ancora il Mercadante sulla fascia destra, recuperata la palla dal numero 9, attenzione, parte un cross ed è Jacopo di nuovo a recuperare la palla, a parare. 18.50, ancora 60 secondi più recupero, ci sarà da recuperare forse un minuto ma poco più, ecco è tornato il sole a scaldare e invece l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Bentornati, secondo tempo sta per iniziare, mancano pochissimo, l'arbitro ha controllato tutto, che tutto fosse in ordine, ecco qualche cambio sia da una parte che dall'altra, le squadre hanno invertito la posizione in campo, parziale del primo tempo, t'ho beccato lo hai pure inquadrato parziale del primo tempo 2-0 per i blu del Chisola. Sicuramente una bella partita, questo ovviamente è un grande Chisola in questo primo tempo dove ha fatto un bel giro palla, veramente ha giocato bene. Anche il portiere però del Chisola ha fatto un paio di parate difficili e ancora sulla sinistra il Chisola, parte il cross numero 7, attenzione!
recupera ancora il centrocampo del Chisola, ecco il numero 5, il capitano che continuiamo a salutare, apertura sulla sinistra, però sbaglia a recuperare il Mercadante, si lancia il nostro attaccante, apertura sulla sinistra, bella, si accentra, tiro masticato ancora il capitano, fuori gioco di brutto. Apertura sulla sinistra, la palla esce, l'arbitro vede bene, anzi no, sfrutta il collaboratore di giustizia, eccolo qua, il collaboratore che ha visto bene. Guarda quanto pubblico questo bellissimo sabato pomeriggio, e come dico sempre, portate i vostri figli a fare calcio, a fare sport, uscite, e voi genitori, nonni, venite a vedere i vostri figli fare sport, è la cosa più bella, vedere i propri figli, i propri nipoti fare sport, divertirsi. In questo periodo è importante fare sport, se non volete fare calcio fate padel, fate nuoto, tennis, pallavolo, ma non tenete i vostri figli, i vostri nipoti a casa davanti alla PlayStation, davanti al computer, telefonino, basta, fate sport, uno sport, fate conoscere i vostri figli a altri ragazzi, fate divertirli. Ecco, il numero 7 apre bene sulla sinistra per il numero 4, parte un passaggio, ancora il 14, parte un cross, libero la difesa, non c'era nessuno in attacco per il Chisola, parte il 15, già si lancia il numero 7, eccolo qua, orco, boia, libera il capitano, squadre già un po' spezzate in questo secondo tempo. Ancora il Mercadante, apertura sulla sinistra, la palla esce, ancora il Chisola sulla destra, parte un cross, no, chiude bene la difesa, ma la palla termina a fondo campo, dice il direttore di gara, quindi ci sarà la rimessa da fondo campo. Guardate che bella giornata, che bel sole, il cielo stupendo, il vento sta portando via le nuvole, sta pettinando il cielo sopra via Mercadante 133. Messa a fondo campo di Jacopo, che nel primo tempo ha fatto 2-3 interventi veramente di valore, incolpevole sugli altri, sui due gol subiti. Ancora la palla Chisola, apertura sulla sinistra del numero 7, tiro fuori gioco del direttore di gara. Fuori gioco quindi al quarto minuto. Ancora il Chisola prova a ripartire, 2-0. Bisogna subito dimenticare il fuorigioco. Ancora il giocatore del Mercadante che lancia l'attaccante, il portiere esce e recupera. Portiere molto alto, alzando il 2010, questo numero 12. Ricordiamo, siamo in Mercadante per assistere a questa gara, attenzione, capitano Urco Boia, bravo, il numero 3 del Chisola in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dalla sinistra, una bella azione del Mercadante qualche istante fa, mannaggia, ma è stato bravo il difensore del Chisola, ancora un calcio d'angolo sul primo palo, libera il difensore. E la palla in laterale, va il numero 13 alla battuta, quinto minuto. Veramente una grande gara quest'oggi allo stadio qua di via Mercadante a Torino. Ma molti mi chiedono, ma dov'è il Mercadante? Dov'è? E io ve lo dico, zona nord di Torino, basta fare corso Grosseto, corso via Botticelli e poi una traversa di quelle e via Mercadante. Palla sulla destra, esce il difensore, esce il capitano, recupera e via, lancia per il portiere del Mercadante che apre sulla sinistra, ma recupera il 17, recupera il 13. Ecco la panchina del Chisola, il mister, penso sia il signore qua con la tuta nera. Salutiamo ancora tutta la società Chisola, col presidente, da giocatori, tutti i tifosi che sono a casa, che sono qua, salutiamo ancora con affetto tutti quanti e naturalmente i tifosi del Mercadante, sono in casa propria che cercano di spingere i propri ragazzi. Parte il Chisola dalla fascia destra, un'occhiata in giro, bella l'apertura sul numero 7, parte il tiro, bravissimo, attenzione, il 14 gol! Questa volta il gol è buono, dice il direttore di gara. Non è
bastata la grande parata di Jacopo. 3-0. Serio, eh? Abbiamo già riscaldato, forza! Bella l'azione del contropiede, tutto è nato da un bel passaggio filtrante. Ancora 7 in area di rigore. Recupera Jacopo, mamma, questi lanci verticali. Il numero 10 del Chisola adesso inquadrato, ha fatto un bellissimo lancio, una bellissima apertura. Ancora il numero 9 del Chisola, sempre verticalmente. Ancora la palla qua dal numero 10, prepara il tiro, ben chiuso dal 10, ci sta, una bella spallata, non cattiva ma giusta. Bravo il capitano del Mercadante sulla sinistra, prova a lanciare, ma il capitano c'è. Anche qui il capitano abbastanza alto. Ancora il numero 17 apre sulla destra, pezione, chiude il Mercadante con un po' di difficoltà. Bravo il Mercadante. Ancora il numero 9, entra, fallo giusto, vediamo un po' se è dentro o fuori aria. Dentro l'aria, rigore, quindi va il numero 9 del Chisola, rigore netto, parte il numero 9, tiro, gol, 4-0. Vamos. 4-0, quindi siamo adesso al nono minuto. Il contropiede veramente micidiale degli amici di Chisola, che hanno, sono stati veramente bene. E il nostro difensore del Mercadante ha cercato di fermare, ma non c'è stato verso. È partito il fallo. Ancora il numero 2 del Chisola sulla fascia destra, tiro, e Jacopo, bravo, ricordiamo che Jacopo c'ha il sole in faccia, quindi qualche problema sicuramente. Ancora il Chisola, tiro, e in calcio d'angolo il difensore. Ancora il Chisola, 4-0 il parziale. Ancora il numero 10 apre sulla destra, bella l'apertura, ancora dai vai con l'amico numero 10, la palla però termina a fondo campo. Calcio d'angolo, l'arbitro ha visto una deviazione, ancora la ripartenza del numero 8 del Mercadante, apertura sulla sinistra, bello, parte l'attaccante del Mercadante, uno contro uno, prova a centrarsi ma ancora... Levantalo! La palla sulla sinistra, cross, calcio d'angolo. Calcio d'angolo da sinistra, battuto veloce, ancora la palla sulla sinistra, parte un cross, destro, attenzione, la palla scivola. Riparte il Chisola dalla fascia destra, campana a festa quando c'è il grande calcio, e quindi ecco il grande calcio, parte il numero 10, tiro, sfila bene la palla oltre il palo alla destra di Jacopo, e quindi come dicevo grande calcio, grande campane. Oggi il parroco del Mercadante ha detto ma sì, oggi voglio far tornare le campane, perché quando c'è tanta gente così, grande calcio, va segnalato. Ecco il numero 9, parte un tiro deviato, ancora la palla al numero 6 del Chisola. Chiude bene il 5, dappertutto sto numero 5, veramente lo trovate pure a casa. Vedete che se voi aprite il portone domani e scendete giù, troverete il numero 5, sicuro del Chisola. Ancora il giocatore del Mercadante, prova a dare la palla al centro, ma recupera ancora il bravo laterale del Mercadante, numero 10 del scudo del Chisola. I centrali del Chisola sono sempre abbastanza, i play sono abbastanza bravi. Anche nel primo tempo abbiamo visto quell'altro ragazzo, adesso il numero 10, quindi una buona classe. Libera il difensore del Mercadante in laterale, strana nuvola lì che c'è, tonda. Ancora il Chisola centralmente, si prepara al 9, parte un tiro e recupera Jacopo che c'è solo in faccia. Guardate che strane nuvole, che sta facendo il vento, sta disegnando il vento, uno squarcio del cielo sopra il Mercadante. Ricordiamo i social del Mercadante, che sono Scuola Calcio Mercadante, potete trovare di tutto, sia su Facebook che su Instagram.
andate pure tranquilli che non fanno male i nostri social, vi faranno divertire sicuramente, troverete foto, colori, troverete profumi, troverete i link di alcune gare, troverete interviste, momenti simpatici. Provoca dipendenza, i social del Mercadante provocano dipendenza, quindi rischierete veramente di non avere più lavoro e restare sempre collegati con i nostri social. Ecco qua Marco che vi saluta. Battuto il laterale, ancora il numero 7, ancora il Mercadante prova a riaprire la gara. Ancora il numero 7 del Chisola prova a lanciare l'attaccante numero 14, si accentra, ecco il 9, apertura sulla destra per il 10, porco boy, stava partendo il tiro, eccolo qua, passaggio, cross, il 7 davanti alla porta sbaglia completamente, mamma mia, invece che tirare ha crossato quasi, ecco il 2. Riparte il Chisola, sta macinando. Sedicesimo. Vai Gilberto, vai Gilberto. Su, su, su. Spinge il pubblico del Mercadante per portare bravo il suo numero 5. Si fa tutto e fa un grande gol. E fa un grande gol il numero 5 del Chisola. E come faccio adesso io, mi tolgo il cappello. Mi tolgo il cappello perché un gol così merita che mi tolga il cappello. 5-0 quindi, è un bel gol veramente del numero 5 che oltre a giocare bene in difesa ha fatto una bella incursione verticale, poi dalla destra ha tirato veramente un tiro imparabile. E quindi complimenti al Chisola, complimenti al numero 5 che ha fatto una bella incursione. 17esimo, controlla la palla centralmente, apertura sulla sinistra, il Chisola chiude. Ancora il apertura qua sulla fascia destra, ancora si prepara il tiro cross, eccolo, palla colpisce il numero 10, colpisce e non ferisce, e quindi la palla recuperata dal Chisola sulla fascia destra, parte il treno, riparte il giocatore del Mercadante qua sulla fascia, bravo il numero 9, laterale per il numero 7 del Mercadante, data la palla al capitano, un esterno destro, la palla arriva in area di rigore, tiro gol, bravo il numero 2 del Mercadante, ha creduto all'errore del difensore, bravo, e quindi 5-1, gol del numero 2, 5-1, quindi un bel esterno destro del capitano, è servito in area di rigore, poi c'è stato l'errore dell'amico del Chisola e il numero 2 del Mercadante è riuscito a insaccare. Gol meritato perché comunque il Mercadante sta facendo secondo me una buona gara, tra uno di recupero mi pare di aver visto, sta facendo una buona gara con i super amici del Chisola, squadra sicuramente di un altro livello. Ancora il Chisola col numero 10, parte di nuovo il numero 8 centralmente, fuori gioco del numero 10, l'arbitro non vede, ancora il numero 10 prova il tiro e gol, 5-2, bravo bravo, è partito da una posizione dubbia il numero 10, ma gol, 5-2, quindi il Mercadante è ripartito sulle ali dell'entusiasmo, del pubblico che spinge tutto questo bellissimo cielo, e l'arbitro manda tutti in pausa. Terzo e ultimo tempo iniziato da 13 secondi, quindi 5-2 il parziale, le squadre hanno
invertito per l'ennesima volta la posizione in campo. In questa categoria sono 3 tempi da 20, quindi iniziano gli ultimi 20 minuti, non so se saranno divisi in due oppure no, comunque vediamo. 5-2, una bellissima gara con gli amici del Chisola. Ecco il numero 15, è entrato il numero 15 in questo terzo tempo. Era il ragazzo che aveva giocato bene nel primo, nel secondo tempo si è riposato, no, e adesso è rientrato. Si potrebbe ancora fare qualcosa, che a questi livelli le gare non sono mai aperte, non sono mai chiuse, e quindi si può sicuramente ribaltare il risultato. Ecco il numero 5, il capitano, che ha fatto un gran gol nel secondo tempo. Tiro, gol. 6-2. 6-2, quindi la palla recuperata dal Chisola. Ancora il numero 13 del Mercadante, apre destro dietro per il portiere, apertura e la palla esce sulla destra. Recupera il Chisola dalla fascia sinistra, fallo del numero 15, punizione. Gara correttissima, non, nessun giallo, ma giustamente a questi livelli qua non c'è tanto agonismo, c'è quella giusta cattiveria, ma ancora il Chisola dalla sinistra. Apertura sul numero 15. Tiro e la palla esce. Però il Chisola con la fascia destra si prepara al tiro, il numero 2, bravo il nostro Jacopo, che stoppa la palla col petto e la recupera in due tempi, lancia ancora la squadra. 6-2 il parziale. Ancora la palla recuperata dal Chisola, il numero 15, che apre, ma chiude subito il numero 11 del Mercadante, che lancia centralmente il numero 9. Attenzione, il numero 11 apre bene per il numero 15, ma la palla esce. Palla recuperata dal capitano del Chisola. Stoppa bene il Mercadante, la palla ancora lì, limite dell'aria. Attenzione, apertura sulla sinistra. Recupera ancora il Chisola. Tutto buono, bravo. 17, si porta la palla fuori. Ancora il Chisola, centralmente si prepara il tiro, il giocatore del Chisola, bravo il nostro Jacopo, si stende sulla sua destra, ancora la palla lì, il numero 7 guadagna un bel calcio d'angolo. Tutti avanti, anche il capitano, numero 5, eccolo passare adesso, parte a sinistro del giocatore del Chisola, scivola, recupera ancora però il Chisola, fascia sinistra. Ancora il 5, prova a entrare il 15, dai, vai col 5, tiro e bravo Jacopo in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dalla destra, vediamo un pochettino che succede, perché questa pausa, forse qualche cambio. Parte il calcio d'angolo dalla destra, battuto sul secondo palo, orco boy, ancora il numero 5 indisturbato. Dai Luchi, gitele la pelota, vai qui. Palla numero 15, prova un giro su se stesso e la palla esce. Simo, la devi giocare più prima, Simo. Ancora il Chisola col capitano, esce centralmente, apertura sulla destra, la palla termina fuori. Bravo Anzalone! 6-2 il risultato parziale di questo primo, per questo terzo tempo. Parte un cross, gol! Il numero 8. Sì. Ripartenza. Ancora il numero 15 del Mercadante, prova in cross, si arretra.
prova il dribbling, torna indietro, ancora la palla là, parte un cross, il portiere è bravo, il portiere a recuperare e a aprire sulla destra. Vai Simone, chitale la pelota! Chitale, chitale che puoi! No, vamo Cico, corra, corra! Fatela girare! Bravo G! Mani giusto, attenzione, la palla arriva nell'area di rigore, chiude bene la difesa, ancora lì, ancora il numero 10, prova ad andare ma la palla termina a fondo campo, dice il direttore di gara. Ancora la palla riguarda dalla Chisola, dalla fascia destra, allora l'apertura sul numero 14, la palla termina in calcio d'angolo, 7-2, calcio d'angolo, siamo adesso al minuto 10, parte il calcio d'angolo sul secondo palo, attenzione, e la palla termina in laterale sempre per il Chisola, sarà un tempo unico, non c'è pausa, quindi ancora il Chisola sulla fascia sinistra, danza al 15, bel passaggio indietro. Si prepara il numero 10, la palla esce. Ancora il Mercadante sulla fascia destra, parte un tiro cross, bravo il portiere numero 12 che è entrato da qualche minuto, recupera bene e lancia di nuovo la squadra. Undicesimo, poco da dire, è un grande Chisola, è un buon Mercadante che ha trovato un grande Chisola che alla distanza è uscito, laterale battuto sotto la panchina di Mercadante, ancora apertura sulla destra, prova il tiro da fuori, no, sì, bella la palla lì, tiro e recupera il portiere Mercadante. Chisola al 13esimo, parte verticalmente, l'apertura sul numero 9, attenzione, tiro cross, non c'è nessuno in area di rigore, tutti erano abbastanza avanti, riparte il capitano del Mercadante, apertura sul 13, prova a partire ancora il Mercadante, apertura sulla sinistra per il numero 10, si accentra, il 13, tiro in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dalla sinistra, battuto da un destro, la palla arriva ancora lì, tocca l'attaccante del Mercadante, la palla termina fuori. 25 marzo 2023, abbiamo sentito una grandissima gara degli amici del Chisola contro il Granata del Mercadante, 7-2 il parziale, veramente una bella gara. Ancora il Chisola, fascia destra, la palla esce, rimessa da fondo campo, buttato un po' pesante, ma oggi qui in via Mercadante abbiamo visto un grande Chisola, un bel giro palla soprattutto nel secondo e terzo tempo, ancora il Chisola qua, fallo giusto, punizione, 16esimo, punizione di sinistro, va il amico del Chisola, battuta la punizione, esce bene il Mercadante, conquista un laterale, il numero 7, ancora la palla lì, libera la difesa del Mercadante, stop bello del numero 9, lancia in avanti il numero 7, esce il portiere, recupera. Ancora il bravo capitano, apre sulla destra per il numero 2, ancora il Mercadante che parte sulla fascia per l'apertura sul capitano, prova ad andare, parte un cross che non riesce. Diciottesimo,
Ancora il Chisola prova a macinare il gioco qua sulla fascia sinistra, ancora il numero 3, parte un tiro ed è bravissimo Jacopo, mamma mia che parata sulla sua destra, tra palo e porta, cioè tra palo e gol, interviene Jacopo, mette la mano ona. Tutto a posto, sì, si toccava la mano al nostro amico Jacopo, ma avrà salvato tanti gol in questa ora di gara. Cross, ancora il numero 5, tocca, ancora la palla sulla destra, parte un cross di sinistro, la palla ancora lì, prova il tacco, l'attaccante del Chisola libera il mercadante, prova a partire il numero 8, ma è chiuso da tre ragazzi, 18esimo, 7-2 il parziale, ancora il Chisola perde la palla, recupera il mercadante. Bravo il playmaker numero 15 del Chisola, bravo. Vai ragazzi! Bella l'apertura sulla destra, ancora gioca bene il Chisola, ancora il 9, prova a entrare, ancora il 9. Con un po' di fortuna si porta ancora la palla avanti, tiro del 9, palo, tiro dell'amico numero 14 fuori. Dai a me, l'ultimo sforzo. Entra il 9 in area di rigore, lo ferma bene il numero 2 del Mercadante che ha fatto un bel gol nel secondo tempo, ancora tiro del 5, la palla esce. Manca poco alla fine della partita, mancano il mio cronometro 40 secondi, abbiamo assistito a una grande gara, almeno ho assistito a una grande gara, abbiamo visto dei bravissimi ragazzi che sicuramente hanno fatto una grande gara, gli amici del Chisola, ma anche gli amici del Mercadante, di Mister Usai, hanno giocato bene, soprattutto nel primo tempo, e hanno parlato dal 4-0, hanno dal 5-0, hanno parlato due gol, non potevano riaprire la gara. Sicuramente ho visto una bella gara, da tanti ragazzi bravi sia da una parte che dall'altra. Ancora il Mercadante sulla fascia destra, ancora la palla termina fuori e l'arbitro dà il finale di chiusura, quindi tra gli applausi. E quindi salutiamo il pubblico del Chisola e il pubblico del Mercadante qua sulle tribune. Diamo l'appuntamento alla prossima, eccole qua. Un grande saluto da Marco e alla prossima dal Mercadante e dal Rebaudengo.